fiamma al giorno, energie del 23 di agosto, scegliete la vostra variante, cristallo di rocca, luna, onice nero. Chiediamo ai nostri angeli che intervengano in questa stesa per darci le energie del 23 di agosto. Cristallo di rocca, attenzione alle maschere, qualcuno potrebbe, delle vostre persone che vi stanno accanto, potrebbe essere non sincera così come voi pensate che sia, oppure... Qua ci potrebbe essere proprio attenzione alle vostre maschere, se ancora ci sono delle situazioni di ferite potrebbero essere le vostre maschere, quindi o persone accanto, e quindi attenzione che possono essere comunque lo specchio di una ferita che avete dentro, e oppure appunto diciamo qualcosa di interiore che deve essere ancora visto. E infatti qua ti sta dicendo il cambiamento avviene entrando dentro voi stessi, quindi attenzione che qua c'è proprio l'esortazione ad andare oltre a quello che sono gli schemi mentali. Siamo sempre lì, ferite, maschere, mente. E quindi o esterno, e quindi lo specchio di un'energia interiore, oppure proprio cioè, vedrete chiaramente quali sono ancora le ferite che portate dentro. Entrate dentro in contatto con la vostra anima, guardate le ferite, guardatele intensamente, accoglietele e il cambiamento avverrà. Allora, vediamo un po'. Ok, sì sì, perché tutto quello che attraete nella vostra vita fa parte proprio di quella che è l'energia interiore, quindi qua ci sarà veramente la manifestazione di un qualcosa che vi farà capire quanto la realtà che vi circonda è lo specchio di quello che siete dentro. La legge di attrazione è proprio quella che risponde all'energia, non ai pensieri, all'energia. Quindi ci sarà proprio da guardare queste, guardare il veggente, guardare con gli occhi dell'anima queste ferite che ancora vedete o riflesse nel, diciamo, negli occhi degli altri o nelle persone che vi stanno accanto, o delle ferite interiori vanno viste per concludere questa fase di vita, perché ancora vi sta ostacolando nella vostra diciamo nella vostra missione interiore, missione della vostra vita. Vediamo un po'. E allora sarete pronti proprio per spiccare il volo, quindi finalmente potrete portare a compimento questa fase karmica, liberarvi dei pesi e delle ferite e spiccare il volo verso una nuova fase importantissima, nuova, libera dai pesi. Luna, sta cominciando qualcosa di nuovo, ma c'è ancora un pochino da aspettare. C'è proprio l'energia dell'aspettare. Adesso vediamo cosa ci dice al riguardo, cosa ci dicono gli angeli, vediamo un po'. Però l'energia di nuovo inizio è già stata attivata. Eh sì, c'è ancora un po' da aspettare perché c'è ancora l'influenza un po' troppo della mente. La mente si mette un po' di mezzo e vi blocca, diciamo, l'avanzamento. Schemi mentali, questi sono i modelli mentali. Attenzione, perché nel momento in cui state creando qualcosa di nuovo, entra forse un po' la paura del, diciamo, del nuovo, entra in azione la mente e vi blocca. Quindi c'è ancora un pochino di pazienza. Perché? Perché dovete entrare in... Guardate qua, come sono in risonanza le letture. Dovete entrare dentro di voi per poter realizzare invece qualche cosa che sia allineato animicamente, l'ego, cioè questa luna sul capo, e in mano la luce, quella dell'anima. Quindi c'è proprio il senso di dover ancora andare a mettere la mente al servizio dell'anima. Quindi ci vuole ancora un pochino di pazienza per vedere proprio materializzarsi questo nuovo inizio. Vediamo un po', sì sì, allora potete veramente poter dire di aver fatto equilibrio, essere stabili, solidi e pronti appunto per questa novità che arriva, questa vostra nuova manifestazione nella vostra vita, una manifestazione diciamo in risonanza proprio con la guarigione, un nuovo inizio di guarigione. Onice nero. La vostra via si manifesterà molto chiaramente, quindi siete veramente come se foste proprio condotti, spinti dall'energia dell'anima a prendere la vostra via. Quindi qua c'è veramente un po' come dire, finalmente ho trovato quello che è il mio, le mie aspirazioni possono manifestarsi, tutto quello che risponde proprio a quello che io sento dentro si sta aprendo nella mia vita concreta. Infatti c'è questo nuovo inizio, ci sono i nuovi, diciamo, germogli di questa nuova vita, e vedete che un po' tutti siamo lì, chi più, chi meno, chi prima, chi dopo, ma siamo tutti verso un nuovo inizio, e vedrete chiaramente già i germogli di questa situazione, quindi sarà molto chiaro, lo vedrete chiaramente perché lo sperimenterete.
E infatti avete concluso una fase del passato, siete stati, diciamo, avete lavorato tantissimo, vi siete anche, insomma, impegnati, avete sofferto, ma vi siete liberati, c'è proprio il piacere di rilasciare tutto quello che è il passato e finalmente trovare la propria strada. Questa è veramente una soddisfazione, lo proverete chiaramente. Vediamo un po'. Sì, e sarete anche in grado di andare a capire oltre, quindi è un po' come se uno facesse il passaggio superiore, un livello superiore di comprensione e le cose ci apparissero proprio in maniera diversa. Quando guardiamo delle cose che prima consideravamo con i nostri schemi mentali feriti, vecchi, adesso invece li possiamo guardare in un modo molto più, come dire, accogliente, proprio perché fa parte di una situazione animica superiore. Vediamo un po'. Eh sì, e avremo anche le risposte concrete a tanti nostri perché, come dire, proprio perché siamo in grado di vedere le cose in maniera diversa e quindi le risposte dell'anima ci arrivano materializzandosi. Quindi avremo anche delle risposte sul perché che ci siamo fatti anche in passato e ora siamo pronti ad accogliere la risposta.